rifiuta la paura. L'empio fugge senza che alcuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28:1. Si racconta che uno stesso messaggio è stato mandato una sera a tutte le persone più importanti di una certa città. Hanno scoperto tutto, bisogna fuggire. La mattina successiva non c'era più nessuno di loro. Questo tipo di storie mi danno particolare soddisfazione. I malvagi si puniscono con le loro stesse mani. Invece il nostro versetto dice che il giusto se ne sta sicuro come un leone. In questi giorni vorrei darti 4 chiavi per stare sicuro. La prima chiave è rifiutare la paura. Ebrei 10:38 dice: «Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce». La fede e la paura sono la stessa cosa, ma opposte. La paura ti condiziona a pensare che il peggio, o comunque qualcosa di brutto, sta per arrivare. La fede ti aiuta a vedere che non sei solo, che in ogni circostanza il Signore è al tuo fianco per aiutarti e sostenerti. Così probabilmente il meglio succederà, ma anche se succedesse il peggio, la soluzione è già pronta. La paura ti paralizza e ti riduce ad aspettare che le cose capitino senza che tu possa farci niente. La fede fa uscire fuori il meglio di te. Qualsiasi evenienza ti trova pronto. La tua attitudine è positiva e fiduciosa in colui che può ogni cosa. Oggi, in quale area della tua vita sceglierai di rifiutare la paura e di vivere per fede? Rifiuta la paura. Vivi per fede. Grazie di esistere. Emmanuel Go.